Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video a tema make-up. Ricreeremo insieme il trucco che mi vedi indosso. Spero di darti uno spunto per realizzare un make up in velocità anche quando non abbiamo troppo tempo da dedicarci, ma vogliamo comunque valorizzare lo sguardo, quindi soffermarci anche sul trucco occhi. Io spero vivamente che il video ti piaccia e ti lascio alla visione. Allora, oggi realizzeremo insieme un look molto veloce e molto facile anche da riprodurre che ho ricreato spesso negli ultimi giorni con prodotti che ti ho mostrato negli ultimi video, prodotti nuovi, di cui comunque ti riporterò tutto in info box, quindi scriverò tutto, anche gli strumenti utilizzati, i vari pennelli eccetera, quindi guarda l'info box se vuoi ulteriori dettagli. Direi innanzitutto di tirare indietro i capelli con questo cerchietto, quello con le orecchie preso in prestito da mia figlia Lavinia, che ho indossato spesso nei Get Ready, e partirei subito dalla base. Per quanto riguarda la base, ho già idratato il viso, idratato il contorno occhi, insomma ho fatto tutta la mia skincare, e quindi andrei con un prodotto che ho recentemente acquistato, che è a metà strada tra un prodotto cosmetico, quindi un prodotto make up, e un prodotto di trattamento, che è questo Accord Parfait Nude di L'Oreal, ed è il siero colorato rimpolpante all'1% di acido ialuronico. Ce l'ho in colorazione 052 Very Light. Oggi ho comunque dei rossori, ma quando voglio comunque ricreare una base molto veloce, molto fresca e luminosa, senza stare troppo a lavorare per mascherare i rossori, lo utilizzo stra volentieri. Poi magari andrò sopra con un pochino di correttore. Utilizzerò per stenderlo questo pennello, che è un kabuki piatto di Essence, che è il Make Up Buffer Brush. La coprenza ovviamente è leggera, però l'incarnato ne risulta sicuramente uniformato. Insisto leggermente solo sulle guance con un pochino di prodotto, proprio poco poco. L'effetto è molto molto naturale e l'incarnato comunque bello bello radioso, un radioso naturale, quindi mi piace tantissimo. Sul contorno occhi vado poi con il correttore della stessa linea del siero che ho appena applicato, ed è addizionato anche questo prodotto dello 0,5% di acido ialuronico, quindi andrebbe a tenere comunque a mantenere idratato il contorno occhi. Comunque va sempre trattato il contorno occhi prima con una buona crema contorno occhi. Questo non sostituisce il trattamento, ma comunque rimane leggero, bello morbido, assolutamente non secca la zona, ma anzi la rende molto radiosa. Non dà una coprenza elevata, però comunque maschera un pochino il segno di fatica nelle occhiaie. Ne applico una quantità abbondante perché questo è un prodotto molto sottile che si fonde con la pelle in maniera perfetta, e quindi non c'è da temere che segni o che comunque rimanga in superficie, perché si va ad amalgamare benissimo. E lo stendo con questo kabuki di Puro Bio, che mi piace tantissimo per il contorno occhi. In questa colorazione pescata, questo contorno, questo correttore mi va anche a correggere la discromia, insomma il colorito più scuro delle occhiaie, più bluastro, e sicuramente mi dona un aspetto più riposato.
Quando sono in velocità, devo essere onesta, non vado poi con un correttore più chiaro e illuminante al di sopra, ma lo faccio fondere bene con la spugnetta e utilizzo solo lui. La combo di questi prodotti devo dire che mi piace moltissimo. Per aggiungere un minimo di coperenza sulle guance vado anche qui, ma in maniera molto leggera. E l'aspetto di rossore è sicuramente migliorato. Copro anche queste macchioline da brufolo. Magari vado sempre con il buffer. Ecco qua. Io mi riterrei comunque soddisfatta così. A questo punto fisso la base con la cipria ultrafine di Deborah, la 01, in maniera molto rapida. Lo faccio con questo pennello che è per il bronzer di Essence, che poi utilizzerò anche per andare a scaldare l'incarnato con la terra. Ed è il bronzer brush, perché non ho portato quello per la cipria, ma è lo stesso. L'avevo comunque passato prima con il prodotto per pulire i pennelli, quindi residui in superficie non ce ne sono e va bene così. L'applico in maniera così diffusa, non fa assolutamente strato e non va comunque a spegnere l'incarnato. Magari mi concentro un pochino di più al centro del viso, dove comunque nel corso della giornata un pochino mi lucido, ma io ho la pelle grassa, quindi poi semmai la riapplicherò. A questo punto termino il trucco viso e lo faccio utilizzando una palette, quella di Stefania d'Alessandro Makeup, recentemente acquistata, che contiene all'interno delle cialde che utilizzo sia per il trucco occhi che per il trucco viso, quindi veramente molto, molto facile da utilizzare nel quotidiano, una palette molto versatile e molto pratica, che si sfuma veramente in maniera molto molto semplice. E dà dei colori che veramente io adoro, soprattutto in questa stagione. Vado a scaldare l'incarnato con il Sand 03, che è questo fondotinta compatto in polvere che utilizzo appunto come bronzer. Lo sto applicando anche ai lati del viso e vado a ricreare una sorta di tre. Non vado comunque a scolpire il viso, vado solo a dare un effetto un pochino più caldo. Insisto anche qui. Creo una sorta di ombra anche se calda. Come blush vado ad utilizzare Spice, che è questo bellissimo rosa naturale che ha del marrone all'interno, quindi è perfetto per dare un accenno di colore alle guance senza però farle risultare troppo vivaci. Lo applico con questo pennello di Real Techniques. E vado in maniera piuttosto diffusa dal centro della guancia, lo porto verso l'alto. Applico anche con quest'altro pennello di Real Techniques il Fair 01, che è questo fondotinta compatto che va anche a dare una luce allo zigomo. Mi sono adesso ricordata che non ho fissato il correttore, ma io spesso non lo faccio, eh?
soprattutto quando utilizzo dei prodotti che non tendono ad infilarsi nelle pieghette, proprio per sfruttare l'effetto naturale e luminoso del prodotto. Però ti faccio vedere anche come applico questa polvere in maniera molto delicata sul contorno occhi. Vado ad eliminare l'eventuale eccesso di prodotto che è finito nelle pieghette, ma praticamente non ce n'è. Questo correttore devo dire che non tende a migrare nelle rughette. E vado appunto a prelevare un pochino di Fair 01 per andare a fissare un pochino. Io ho applicato il fondotinta in polvere direttamente sul contorno occhi, come hai visto, senza applicare la cipria, ma in realtà andrebbe applicata prima la cipria per evitare che il fondotinta carico di pigmento a contatto con il prodotto cremoso vada a creare delle macchie. Però questo non è avvenuto anche perché il prodotto si era già abbastanza fissato e poi sono andata con tocchi molto delicati, quindi problemi non ce ne sono. Ma è sempre consigliabile applicare una cipria prima del fondotinta eventuale o della polvere illuminante sul contorno occhi. Fatto questo, andrei comunque a dare un tocco più luminoso alle guance utilizzando Copper, che è questa tonalità rame, per andare a scaldare un pochino il fard, e quindi la passo al di sopra così, diciamo dallo zigomo in giù, in maniera diffusa, perché questo è comunque un pennello ampio, quindi lo faccio in maniera molto diffusa. E questo è l'effetto che a me piace tantissimo. A volte poi vado ad aggiungere un pochino di fondotinta sempre di Fair 01, questo qui, in quest'area, se voglio schiarire ulteriormente, ma se sono in velocità non faccio neanche questo, però ecco, anche qualora vogliamo stemperare un pochino il colore del blush, possiamo andare sopra in questa maniera. Quindi diciamo che è una palette che veramente viene incontro a tutte le esigenze. Lo applico anche un po' sulla fronte, sul mento dove magari voglio dare un pochino di luce e al centro del naso. Passerei quindi a truccare gli occhi in maniera veramente molto rapida, e lo faccio utilizzando quasi a tutta palpebra questo Taupe Splendido, che è un prodotto del quale io mi sono innamorata appena l'ho swatchato, perché è un taupe fantastico che da solo fa tutto quanto il look. Lascerò libero solo l'angolo più interno dell'occhio perché non lo voglio chiudere completamente, ma voglio uno sguardo, ecco, bello fresco e riposato. E poi andrò nella piega con Spice. Casomai potrei intensificare un pochino con la polvere più scura con Dark l'angolo esterno, e facciamolo subito insieme. Prendo questo pennello a lingua di gatto che è di Stefania d'Alessandro e applico l'ombretto Frosty Shade, che è questa tonalità meravigliosa, questo color taupe fantastico, molto elegante. Lo applico in maniera un pochino più intensa verso l'angolo esterno e poi tiro il prodotto verso l'angolo interno, lasciando però questa prima parte più libera perché l'andrò ad illuminare con la polvere chiara. Vado poi subito con questo pennello da sfumatura di precisione con l'R1 a sfumare un pochino nella piega. Fatto questo, con quest'altro pennello piatto ma più piccolino, che è l'LG2, vado all'inizio dell'occhio, nell'angolo interno,
e quindi lascio questa prima parte libera, quindi chiara. Vado poi a scurire con un lingua di gatto, ma ancora più piccolo, l'angolo esterno con la polvere appunto dark. Vado anche tra le ciglia. E sfumo sempre con l'R1. Alleggerisco il tutto con l'R2, quindi diffondo la sfumatura e vado anche con Spice. A questo punto il Fair 01 lo vado ad applicare qui sotto, per dare un pochino di luce. Sfumo con l'R2 in modo da dare una gradualità appunto alla sfumatura. E riprendo un pochino di chiaro. Intensifico solo un pochino il Frosty Shade. Sfumo al di sotto, sempre con Spice, quindi la rima ciliare inferiore non troppo scura. E così io già sono a posto con una sfumatura che mi piace moltissimo, mi sento in ordine e insomma sono veramente contenta per quanto riguarda il trucco occhi quando sono in velocità. Faccio lo stesso dall'altra parte e poi torno. A questo punto, prima di applicare il mascara, applichiamo il gel per le sopracciglia, che io in genere comunque ricostruisco subito dopo aver applicato il fondotinta ed il correttore. Quindi faccio le sopracciglia e poi fisso tutta la base, sia le sopracciglia che appunto i prodotti in crema sul viso. Però oggi vado direttamente con questo gel di Astra, che è l'Eyebrow Lover Mascara, che ha anche delle fibre all'interno che andrebbero a dare volume alle sopracciglia, e mi piace tantissimo, applicato proprio così molto in velocità, perché comunque mi permette di andare a riempire, quindi anche a dare corpo al sopracciglio. Quindi lo applichiamo. Cerco di riempire anche qui sotto, proprio aggrottando le sopracciglia, proprio dove si vede il muscolo, il corrugatore del sopracciglio. Da lì faccio partire appunto il mio disegno, quindi vado leggermente qui sotto a colorare e a ispessire e poi lo distribuisco. Ho necessità anche di ispessire il corpo del sopracciglio, che è questa parte più grande, per cui vado leggermente sotto tamponando, quindi colorando leggermente la pelle sottostante, anche perché la colorazione è adatta al colore delle mie sopracciglia, quindi non si nota affatto, non sembra, voglio dire, un artefatto, ma è molto naturale l'effetto. Mi piace tantissimo e faccio lo stesso di là. Ok, adesso applichiamo il mascara ed è il mascara volume di Deborah, il formula pura, con 0% parabeni, siliconi, petrolati e fragranze, che mi sta piacendo, devo dire. Si distribuisce bene sulle ciglia e fa un bell'effetto volumizzato ma anche allungato. A
Applicato il mascara, quando sono in velocità faccio un'unica passata e questo è l'effetto che mi piace tantissimo. Ho sporcato appena anche le ciglia inferiori e vado ad applicare il di Fenty Beauty il Gloss Bomb in tonalità Fassi ed è questa tonalità rosata che sto terminando molto naturale. Quando sono in velocità io vado sempre a preferire il gloss. Eccolo qui, questo è il risultato. A me questo effetto piace tantissimo nella quotidianità, quando sono anche in velocità non rinuncio così al trucco occhi in pochi minuti, quindi ho comunque l'occhio definito, valorizzato, però non ci ho speso insomma troppo tempo. Detto questo, sciolgo i capelli. E questo appunto è il look finito, questa proposta che spero ti piaccia, ti possa essere utile. Se così fosse, lascia un pollice in su a questo video, iscriviti al canale ed attiva la campanella per non perderti nessuno dei miei prossimi contenuti. Io sarei felicissima di ritrovarti qui nel mio prossimo video. Ti mando un abbraccio, un bacione, ciao!